Buongiorno a tutti, eccoci tornati con un altro episodio dell'Avventura nella giungla. Oggi appunto siamo con Dora e Pablo. Pablo è ancora al lavoro, io volevo farla partire prima che Pablo tornasse a casa, se ce la faccio, penso di sì però. Allora no, non ripulire. E facciamo allora, prenditi una vacanza, vai sempre da sola. Lei approfitta veramente di ogni momento che ha per andare insomma a Selva Dorada ad esplorare. E andiamo subito allora. Eccoci qua, allora, visto che è comunque ancora presto e per una volta non piove, io direi che le facciamo fare uno spuntino, mangiati dei cracker al formaggio, e poi può partire. Intanto lui è anche stato promosso, bene, abbiamo guadagnato 2 soldini, lui sarà tesissimo, prenditi cura di te. E scusatemi, è il mio gatto. E sì, intanto lei mangia, si rifocilla un attimo e poi partiamo. Arrivo subito. Allora, lei ha finito, facciamo un ripulisci. E possiamo partire, dai. Tanto lei dovrebbe ancora avere qualche cosa. Ha il macete, ha le bacche. Dai, io direi di sì. Questo che cos'era? Base della reliquia. Dai, allora viaggiamo, viaggiamo, viaggiamo. Da sola. Ci siamo, però ragazzi, io avevo un dubbio, cioè io pensavo rimanesse aperto il varco. Cioè, quindi bisognerebbe fare teoricamente tutto in una volta sola? Non so, aiutatemi anche voi a capire questa cosa. Allora, all'improvviso i bradipi. Intanto anche perso un macete, non avevamo dubbi. Appena svoltato l'angolo, Dora avverte una certa immobilità nell'aria. Alzando lo sguardo, nota un gruppo di bradipi che la fissano. Dora si distrae un momento e va a sbattere contro un ramo basso, scatenando un piccolo nugolo di mosche incendiate che immediatamente attacca i bradipi, bruciandone la pelliccia. Cosa deve fare? Non lo so, lei la cultura selvadoregna al 3, possiamo provare? Proviamoci. Oh, dovrebbe aver funzionato. Dora si avventura in un ballo locale cercando di fare molto baccano per distrarre le mosche. L'idea sembra funzionare. Ottimo! Più o meno, sì. Cosa fa? E dunque, vabbè, questo era l'albero di avocado. Qua era allora, no? L'altro coso. Proviamo di nuovo col macete. Anche qui abbiamo perso il macete. Ottimo, piedistallo misterioso. Dora scosta una coltre di vitici svelando una strana radura nella giungla. Vi si erge un piedistallo con una reliquia in cima e circondato da una serie di totem. I volti di tutti i totem sono distorti in una smorfia che non può che incutere timore in Dora. Deve tornare indietro o dare un'occhiata? Manualità non ce l'ha. Qui non ci abbiamo, lascia perdere. È stanca, vabbè, non fa niente. Dovevamo averla l'adrenalina liquida? Questa forse? Questa, bevi. Ok, oggi potremmo provare ad aprire qualcos'altro, no? Non mi ricordo, l'altra volta forse avevamo... Ah no. Questo sentiero è inaccessibile. Vogliamo provare questo qua?
Proviamo. Scusatemi, ma l'adrenalina liquida non l'ha presa? Non ha contato allora. Che storia. Ma no. I ragni, mannaggia, noi avevamo qualche cosa? Ok, ce la deve aver fatta, però è stanchissima. Non sto capendo, veramente. Guardavo se magari l'aveva lasciata da qualche parte, ma... Non mi pare. Strano, molto strano. Dora inciampa facendo cadere plop la borsa con tutti i suoi effetti personali. Dunque, qui lascia perdere perché non abbiamo più nulla, lo so. Vuoi raggiungere il tempio? Quindi ci siamo? Solo che lei è stanchissima, vabbè. Ragazzi, niente, alla fine io l'avevo mandata all'alloggio perché stava veramente malissimo e visto che comunque Pablo è tornato al lavoro, qui abbiamo il tutto, io farei un prolunga la vacanza perché siamo arrivati al tempio ormai, cioè oggi... Possiamo iniziare. Poi direi che anche la domenica potremmo fare qualche cosa. Ma questa ha sempre fame? Fatti una doccia. Anzi, cioè tipo canta? No, perché sennò magari si divertiva intanto. Come fanno ad essere le 7 di sera? Io non ho parole. Devo sicuramente organizzarmi meglio. Sapete che cosa? Credo che Pablo ormai sia preoccupato e ha anche capito la situazione e quindi lui decide di venire qui dalla figlia e diciamo che la sgrida perché urla contro. Non doveva venire qua da sola, senza dirgli nulla. Eh sì. Eh sì, urla contro di nuovo. Anzi, cioè tipo racconta qualcosa della giungla. No, non c'era nulla. Lui comunque è molto arrabbiato. Volevo provare a vedere se c'era. Racconta la leggenda sulla scimmia, cioè della serie. Guarda che è pericoloso andare lì perché ci sei andata. Insomma, fa le classiche ramanzine da padre. Padre apprensivo qual è?
Ma questo gatto? Non ce l'ho la pappa, mi dispiace. Ok, poi basta. Diciamo che gli ha spiegato che non doveva venire e che se ha intenzione, lei gli ha detto, guarda che comunque io sono andata già, mi sono già avventurata nella giungla, sono proprio arrivata alle porte del tempio. E Pablo gli ha detto comunque, questo se è da fare, lo faremo insieme. E niente, lei magari... Cioè, leggi va bene, ma quanti libri dobbiamo tirare fuori? Non ho capito. Vabbè. Allora direi che faccio riposare giusto un po' Pablo, intanto con Dora possiamo andare in città a fare compere e direi ci vediamo direttamente domani, cioè il giorno dopo insomma, con il tempio. Eccoci qui, allora alla fine Pablo ha accettato di accompagnare Dora proprio nell'avventura del tempio, no ho sbagliato, attraversa con Dora, perché appunto ha detto va bene tutto, ormai il danno è fatto, ormai sei entrata nella giungla, quindi non c'è molto altro da fare. Volevo fargli una foto magari. Vediamo se... Ok, lui comunque è felice per appunto essere con la figlia, quindi avevamo detto che qui avevamo... attraversato il ponte. Facciamo sempre attraversa con Dora. Ok, eccoci qui e quindi eravamo andati per il tempio giù di qua, se non erro. Raggiungi. Ed eccoci arrivati al tempio, dunque, stavo guardando questo cos'era, raccogli i prodotti della terra così li ha pure lui e direi che intanto io smisto le cose, quindi do magari un'acqua anche a Pablo, uno di questi anche a lui. Ok, e poi possiamo andare. Dunque, io non so poi qui come si faccia ad entrare. È proprio la prima volta, volevo proprio scoprirlo con voi. Ok, quindi immagino si andrà di qua. Da quello che so, bisognerebbe esaminare questi ed esaminare anche questi. Quante cose che ha lui! Scusate un attimo, intanto vendiamole. Ah, lui ha anche i reperti dell'altra volta. Ma lui ha tutto, vabbè. Non c'era bisogno di smistare, effettivamente dovevo guardarci prima. Sono stata io che, per precauzione. Ne approfitto, intanto faccio qualche foto. Lui deve anche andare in bagno, vabbè, lo faremo fare nel cespuglio.
Ok, vediamo un attimo. Pablo ha capito che alcuni di questi meccanismi. No, ma dove va? Non fino là, vai qui nel cespuglio, per carità. E ha capito che alcuni meccanismi non servono. Questo però non li esclude tutti. Pablo potrebbe tentare la sorte usandone uno. Ok. Tempo perso, Dora non ha appreso nulla dall'esame. Ottimo in pratica. Quindi non lo so, possiamo provare ad attivare. Sono tutti negativi, fa un'offerta al glifo delle foglie. Ride. Oh, ce l'ha fatta, ottimo. Quindi possono andare giù insieme, giusto? Ok, quindi vai qui insieme. Interessante. Tu esamina questo. Invece Pablo potrebbe esaminare anche quest'altro. Ci sono solo. Ah no, c'è anche questo. Intanto che cosa stanno apprendendo loro? Cultura salvadore. No, logica e forma fisica. Perché forma fisica? Non capisco, vabbè. Allora, Dora ha capito che alcuni di questi potrebbero. Allora sì, non è servito molto. Esamina anche questo. Pablo ha capito che alcuni di questi meccanismi servono, ma non li esclude tutti. Quindi vediamo un attimo. Pablo, se tu fai attiva, qui esatto, ce n'è due che potrebbero andare bene, mentre qua e anche qui due. Acquisito intanto anche la logica, questi qui non sono da esaminare, perché so che a volte anche questi sono da esaminare, che strano. E adesso vabbè, aspettiamo Dora. Magari intanto. Oh no, Renata, adesso sono con mia figlia. Proviamo ad assemblare i glifi del sole. Anche in questo caso alcuni, ma non tutti. Fammi vedere se qui c'è qualche cos'altro da escludere. Eh no. Pablo, come va? Attivazione sbagliata, mannaggia. E quindi resta questo, almeno adesso lo sappiamo. Ma lei cosa fa di preciso? Ma non fluttuare all'indietro. Vabbè, allora intanto che sei su. Magari vai in bagno. Fertilizza. Che ha combinato? Mannaggia! E lui non poteva usare la bottiglia, no? Per spegnere. Lei non può spegnerlo? Spegni. Oddio, speriamo non muoia. No, no, non ci voglio credere. No, 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 ti prego. Non ho parole, veramente. Lei tra l'altro in costume. No, no, dov'è la morte? Ok, qua, momento, proviamo.
Perché non posso implorare? Ok. Implora per Pablo. Ti prego, risparmialo. Non può perdere anche il padre, cioè lei si sentirebbe troppo in colpa. Cosa ha detto? No. No, ragazzi, io non ci voglio credere. Non ho parole, veramente. No, ragazzi, io sono basita. Cioè, lei non se lo potrebbe. No, lei non ce la fa più. E allora io direi di terminare la vacanza in anticipo. Cioè. No, anzi, no. Prima vorrei che prendesse magari l'urna di suo padre, se può. Metti nell'inventario. Cioè, io non me l'aspettavo, ragazzi. Cioè, pensavo che con la bottiglia, che fosse, non dico normale, ma quasi. Lei stava arrivando per spegnerlo. Non ho parole. Termino la vacanza. Cioè, quindi lei. No, no. Ragazzi, non doveva andare così, avevo tutt'altro in mente, però non so che dire. Io direi che per un po' d'ora sicuramente non tornerà nella giungla, perché questa volta ha visto suo padre proprio morire sotto i suoi occhi e lei si sente tremendamente in colpa. Quindi per un bel po' mi sembra sensato che appunto non vada. Serval! Mamma mia, sono sconvolta. Dov'è qua? Adesso lo mettiamo qui. Sono sconvolta, veramente. Non ho parole. Io direi che questo episodio possiamo finirlo qua. Sono sotto shock, sono sotto shock. E ero anche tentata di non salvare, però alla fine ho detto, cioè, se è così che deve andare la storia, è così che deve andare, cioè Pablo aveva ragione, il tempio è pericoloso e aveva paura per la figlia e faceva bene ad avere paura per lei. E quindi diciamo che lei prima di tornare sicuramente studierà a fondo tutti i manuali. Eccetera, eccetera, e se mai tornerà. Mamma mia, cioè, siamo già al terzo episodio, siamo solo al terzo episodio. Che tristezza, ragazzi. Pablo, non siamo neanche riusciti a fargli fare un appuntamento. Diciamo che adesso è riunita. Ah, l'ho mandata, vabbè, nel letto del papà. È riunito con la mamma di Dora. Guardatelo. Sono tristissima. Io direi che con oggi ci possiamo salutare qui e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.